Ora, ci troviamo purtroppo di nuovo ad affrontare questo tema. Era già stato scandalosa la presentazione di quella mozione sulla famiglia naturale, una mozione dai sapori aspramente discriminatori nei confronti delle famiglie lombarde. Abbiamo presentato una question time anche noi con riferimento a questo convegno organizzato da Regione Lombardia, organizzato chiamando delle associazioni che sono rappresentative solo di una parte delle associazioni che difendono e tutelano la famiglia in questo paese. E quindi siamo portati a credere che Regione Lombardia, che ricordo è un'istituzione laica, non voglia rappresentare ai cittadini lombardi, all'interno di questo convegno fatto in un momento molto importante, che è quello della Giornata Mondiale della Famiglia, tutte le realtà, tutte le formazioni familiari in cui la famiglia si esprime oggigiorno e che sono riconosciute in quanto tali non solo dalla Costituzione italiana, che signori non parla di famiglia naturale. Fra l'altro, mi ripeto, ve lo avevo già indicato, la famiglia è una formazione sociale che preesiste al diritto positivo e che deve essere difesa dalle istituzioni. Quindi le istituzioni non possono e non devono permettersi di imporre un unico modello. Inoltre, in risposta a chi cita la Costituzione italiana, che, ripeto, non fa riferimento alla famiglia naturale che voi citate, ma alla famiglia, quindi in tutte le formazioni all'interno delle quali essa si esprime, forse voi non siete a conoscenza di una sentenza della Corte Costituzionale emanata il 14 aprile 2010, in cui si dice quello che mi preme leggervi, perché non è il Movimento 5 Stelle che lo dice, ma una sentenza della Corte Costituzionale. Le chiedo 30 secondi, Presidente. I concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e quindi vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. La parola evoluzione, che a voi che siete rimasti nelle caverne, non dice niente. Le opinioni contrarie, la Corte Costituzionale a parlare, al riconoscimento della libertà matrimoniale tra persone dello stesso sesso, omosessuali, omosessuali. Questo lo dice la Corte Costituzionale. Le opinioni contrarie al riconoscimento della libertà matrimoniale tra persone dello stesso sesso, sulla base di ragioni etiche legate alla tradizione e alla natura, non potrebbero essere condivise, le opinioni contrarie, trasformazioni intervenute nei costumi familiari, sia perché si tratterebbe di tesi pericolose, usa questo aggettivo la Corte Costituzionale, tesi pericolose in passato utilizzate per difendere gravi discriminazioni, poi riconosciute illegittime, come le disuguaglianze fra i coniugi nel diritto matrimoniale, quindi le paragona, il vostro atteggiamento è paragonato a disuguaglianze fra coniugi nel diritto matrimoniale italiano anteriore alla riforma, ma le paragona anche alle discriminazioni in danno delle donne. Quindi state molto attenti quando da istituzioni, e rivestendo un ruolo istituzionale, date dei messaggi che portano dei disvalori e creano una fortissima discriminazione. Noi chiediamo quindi di revocare questo convegno e di riconvocarlo chiamando tutte le associazioni rappresentative delle formazioni familiari.